Signori, sta avendo un successo e non voglio dire altro per scaramanzia. Angelina Mango! Che bella, va, va! Io pensavo fosse fuori. Cosa? Quindi ho detto, mi metto questa così copro il look. Io sotto io sono in tuta. Foglio, tranquillamente. C'ho le ciabatte. Sono sicuri che non è una marca? No, attenzione, aspetta, vediamo cos'è. È la soia. Sì, si può fare questa. La soia. Ma questa è soia. La soia. Questa è soia? Ah, soia. Lì mortacci. Soia. A Roma, a Roma, a Roma. Come? Soia, ma come la soia? Sì. Signori, io credo che l'Agicom stia arrivando proprio di persona qua. No. Qua. Allora, Angelina, sta andando molto bene, no? Sei sempre alta nelle classifiche. Domani, sai che ci sono io domani? Dai, davvero? Sì. Che gliene frega a lei? Se... No, ci sono io con Lucifero, con Belzebù. Sai che mi piace essere dell'ultima puntata perché io assisterò quando Amadeus che ci mette 20 minuti, sappi, no? Si mette, sappi, no? Perché se tu dovessi essere nella, diciamo così, e lì lui vince il 74esimo Festival di Sanremo, che già i diventano in due, perché quelli dicono, ma non me ne frega più di vincere, e io sono lì, e delle volte lui apre la busta, io lo so prima di lui, perché mentre lui legge, io vado dietro, lo vedo subito, sì, so. Mi è successo con i Maneskin. Con i Maneskin, ero lì e già sapevo i Maneskin, c'era Ethan Torchio che mi guardava un po' così. E con gli occhi volevo dire, ma tu lo sai, dimmelo, che c'è? Io facevo così. Dici che ha capito. Secondo me l'ha capito. Ma tu l'hai già scritto nella tua busta rossa. Ma io l'ho scritto, sì, ma non lo possiamo dire. Allora, Angelina, vogliamo giocare un po' con la tua noia? Assolutamente sì. Siamo qui apposta. Allora, guardate, fate un primo piano a sta mano, ragazzi. Sta mano può essere fero, ma può essere più. Può essere tatuaggio. Guarda che c'è. Guarda. La sobrietà, la sobrietà. Guarda, la tarma dov'è? Allora, ti diamo un microfono. E quando ad Angelina Mango si dà un microfono, ragazzi, uscire qualsiasi cosa. Allora, questo qui invece è il tuo successo, quello lì dell'estate, no? Sì. Quello lì che si intitola... Ci pensiamo domani. Allora, ci pensiamo domani. Che cosa abbiamo fatto? I nostri valenti autori musicali, cioè Enrico Cremonesi e Dante Alighieri, hanno pensato, ho detto, siccome ho fatto la canzone, si chiama La Noia, le facciamo fare la canzone sua, se vuole, sempre, annoiata. La versione noiosa. Versione noiosa. Va bene. Vediamo che cosa. Angelina Mango, nella versione annoiata di Ci vediamo domani. No, ci vuole attesa. Sì, tranquillo. Tanto non mi importa, ma male che va. Ci pensiamo domani. E se nasce un problema, poi scivola via, 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 come una macchina su. Nessuna canzone, no. Nessuna. Ho provato a dormire un po', ma non ci riusciamo perché ci incanti con la tua voce. Hai mangiato?
Ha già cenato? Alle 6. Eh? Ho cenato alle 6. Hai cenato alle 6? Sì. Perché così presto? Io ho orari diversi dai tuoi. Quindi hai cenato alle 6, quindi vuoi fare colazione? Tra poco un bel cornetto. Sì, adesso. Mancano 3 ore e faccio. Allora, facciamo andare a riposare subito Angelina, perché domani sarà una grande giornata. Sì. Una grande giornata, l'ultima serata. Grazie. Angelina Mango. Brava, brava, brava. Ci hai fatto commuovere tutti. Divertitevi. Grazie Angelina! Angelina! Oh!